Buongiorno a tutti. Oggi sono persino in piedi io, perché dopo questi giorni così chiusi avevo bisogno persino io di tirarmi su in piedi. E pensavo prima, una settimana scorsa ho iniziato a fare questi video per restare un po' con voi in questo tempo. Dai, coraggio, è già passata una settimana. E allora oggi, stamattina, stavo immaginando di essere nel 2024, all'inizio della scuola, con i bambini di 3 anni che saranno poi nati nel 2021, che quindi non hanno vissuto questa esperienza. E immagino la maestra che dirà ai bambini: bimbi, vi racconto una cosa che è successa in questi ultimi anni. C'era negli anni 18, 19, 20, tanto smog, tantissimo. La gente sembrava proprio, il creato sembrava proprio quasi rimpicciolirsi, soffriva, la terra soffriva. E per tanti anni precedenti pochi si sono interessati di questa cosa. E quei pochi che parlavano erano un po' considerati così, dei new age del tempo. Poi a un certo punto i grandi hanno cominciato a parlare, a nominare i ghiacciai che si sciolgono, che bisogna fare delle scelte, anche piccole, piccole gocce che fanno il mare. Poi a un certo punto Papa Francesco ha scritto una enciclica, una Laudato Si, parlando proprio di questo, della protezione, della salvaguardia del creato. Ma niente. Poi a un certo punto anche qualcun altro ha cominciato a ragionare, a pensare questo, fino a che è venuta fuori una ragazzina di 15-16 anni, Greta, che si è tirata dietro, non i grandi, ma si è tirata dietro tanti giovani, tanti bambini, tante persone piccole che dicevano la stessa cosa. Quindi i grandi, il Papa, Greta, i ragazzini, i bambini. E poi, quando è che ha cominciato in questo tempo, adesso, ma in quel tempo, se parliamo tra qualche anno, a fermarsi un po' di smog? A causa di un piccolo virus invisibile. E a questo punto ci siamo fermati non più per una scelta libera, ma per una scelta obbligata, anche se poi liberamente aderiamo. E pensiamo a questo, cari amici. Dovremmo imparare che quando vediamo delle cose buone, delle cose belle, delle scelte che si possono fare e che sono anche faticose, facciamole volontariamente. Decidiamo noi subito per il sì. E io credo che se impariamo questo, possiamo capire anche il significato di questa immane pandemia che stiamo vivendo. Papa Francesco nella Laudato Si diceva: dimentichiamo che noi stessi siamo terra. E infatti immagino quei bambini del 2024 che chiederanno alla maestra: ma come avete fatto a dimenticarvelo? Perché forse saranno educati ad amare la terra. E allora concludo con una frase in forma di preghiera che conclude proprio la Laudato Si di Papa Francesco. Signore, prendi noi con il tuo potere e la tua luce per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Allora, qui in mezzo a questa bellezza, alla natura, oggi vi auguro buona bellezza a tutti e a domani.